Ciao a tutti ragazzi, io sono Alice e bentornati sul nostro canale di gameplay con una nuova puntata di Heyday. Nella scorsa puntata avevamo sbloccato il vicinato, ma era in costruzione. Ora è terminato, quindi possiamo aprirlo insieme e iniziare a sbloccare gli ordini delle barche, insomma, tutte queste cose che prima non potevamo fare. Allora, iniziamo subito dal vicinato, direi, quindi avviciniamoci. Perfetto, apriamo il vicinato, via. Eccolo, ragazzi. Complimenti, il molo è stato riparato, ora puoi completare gli ordini per le barche. Abbiamo sbloccato la barca, iniziamo a vedere che ordini possiamo fare. Dunque, pancake. Pancake, torte di zucca e maglioni. Allora, questa è la classifica delle barche. Tocca per vedere come sta andando a te e ai tuoi amici. Vediamo un po' bene. Qua possiamo poi visitare la fattoria più grande al mondo, direi, perché è bella grande. Intanto proviamo a vedere se riusciamo a far partire questa barchetta. Allora, oddio, quanta roba c'è da fare. Bene, facciamo tutto con ordine. Qua c'è già un ordine, facciamolo subito, così via lo sblocchiamo. Yard sale, no, grazie. Vediamo il sentiero del pass. Limite livello raggiunto, fantastico. 8000, ah no, 840. Qua ancora niente. Ok. Raccogliamo le nostre verdure. Il silo è pieno, fantastico. Manca sempre una tavola doppia. C'era un baule, l'ho aperto, ho vinto qualcosa, bene. Allora, tre di lana. Ah, non abbiamo le pecore. Mannaggia. Va bene, iniziamo a prendere una mucca. Diamo da mangiare. Un po' per volta le mucche. Raccogliamo tutto. Allora, popcorn presi, zucchero, uova, pane, tutto quello che c'è dalla panetteria. Adesso tra poco mi dirà che anche il granaio è pieno, perché tanto sempre così finisce. Questa cosa vuole? Glielo diamo, ma sì, dai, adesso lo ripientiamo subito. Ripientiamo subito quello che abbiamo venduto, così ce lo rifacciamo in un attimo. Allora, abbiamo venduto questo, perfetto. Ok. Raccolto tutto, ma sì, piantiamo qualcos'altro così. Ah, qua ci sono delle galline che hanno fatto le uova, bene. Diamo da mangiare. E rifacciamo il tutto perché sennò. Ah, obiettivo del pass completato, perché? Oh, abbiamo, guardate, abbiamo sbloccato le tavole doppie, quindi adesso possiamo ingrandire il silo. Abbiamo sbloccato anche questo. Qualcos'altro? No, no, basta. Obiettivi. Raccogli 15 prodotti dal mangificio. Ok, mangimificio. Poi un altro degli obiettivi era. Nutri 15 maiali. Quindi se gli diamo di nuovo da mangiare ne sblocchiamo un altro. Ok, diamo di nuovo da mangiare e sblocchiamo un altro obiettivo. Wow. Questo lo vinciamo. Questo non ancora. Non abbiamo ancora sbloccato quest'altro. Ok, però se raccogliamo della frutta, sblocchiamo l'ultimo obiettivo. Però in realtà non abbiamo ancora vinto, eh. No, ottieni altri 16 punti. E se facciamo tutto il grano, abbiamo finito. Allora, avvia la produzione dei due prodotti dal mangimificio. Intanto bisogna fare quello per le galline. Ah, non c'è il grano, mannaggia. Aspettiamo che sia pronto e poi facciamo il mangime. Ora ingrandiamo il silo perché abbiamo vinto le tavole, via. Yeah. Yeah, baby. Facciamo girare la ruota della fortuna sperando che vinciamo dei soldi, ma questo, figuriamoci, non succede mai. Eccola. L'avevo detto. Ah, le mucche qua hanno finito. Diamogli da bere di nuovo.
E facciamo del mangiame per i maiali. Mangiame, mangime per i maiali. Ah, ho sbloccato un altro obiettivo, eccolo qua. Avvia produzione di due prodotti del mangimificio, quelli giornalieri. Pianta due alberi da frutto. Vai, piantiamoli subito così sblocchiamo un altro obiettivo del pass. Fantastica, Alice. Voglio fare una roba, voglio accumulare bombette e bombe grandi e le seghe piccole. E un giorno voglio mettermi lì a togliere tutti gli alberi e fare pulizia. Voglio fare tutto insieme a voi. Ok, il grano è pronto. Quindi facciamo il mangime per le galline. Ok. Piantiamo qualcos'altro. Le zucche e l'indaco, perfetto. Qua c'è una missione pronta, via. Facciamola. Ah, ho fatto tutte le missioni di oggi, fantastico. Ancora niente, non le ho vinte queste stelline, mannaggina. Direi che siccome mancano 20 giorni alla fine del pass, lo facciamo. Questo mese lo facciamo. Mi servivano, perfetto, mi servivano proprio. Queste non è che mi servono, quindi ho tolto tutto. Vabbè, in realtà possono sempre servire, ora che ci penso. Va bene, dai, le ho prese. Ora, possiamo fare qualcosa qua? No. Mettiamo dei formaggi in produzione, del burro. Basta, non c'è più niente, quindi nulla. Mannaggia, non possiamo fare neanche una missione. Facciamo dei popcorn. Sì, dei popcorn. Dei pancake. E qua dei biscottini. Ora rimettiamo lo zucchero a fare. Ecco qua. E piantiamo dello zucchero di nuovo così. Ne abbiamo sempre. Qua facciamo delle torte. Basta, non abbiamo più uova. Come non detto. Mettiamo qualcosa in vendita così ci facciamo dei soldini. Abbiamo. Vediamo un po' cosa dobbiamo produrre per riuscire a fare queste missioni. Se riuscissimo a comprare una torta di zucca e un burro, facciamo questa missione. Vediamo un po'. Torta di zucca è facile trovarla. Però non è facile trovare il burro, non lo è mai. Quindi ho preso le torte di zucca e ne ho vendute 5. E il burro, ragazzi, la vedo dura. Andiamo a vedere da Greg se ha qualcosa, vediamo un po'. Niente, Greg non ha nulla. Li rivendo, vedete? Li ho presi a 1, li rivendo a 36, mi faccio un po' di soldi. Ecco qua. Ne ho piantato altro di grano? No. Ok, vediamo se ce n'è ancora in quel posto. Perfetto, lo rivendo. Vediamo cos'altro comprare e rivendere, perché così ci facciamo un po' di soldi, ma dubito. Aspettate, se io compro della lana, proviamo, eh. In teoria mi sblocca qualche missione. Sì, bene. L'altra la rivendo così mi rifaccio dei soldi, perché l'ho dovuta comprare per fare una missione, ma... Ok, sentiero del pass. Io vorrei provare. Sono un po' scema perché potevo provare a fare la nave. Ecco qua, un pancake, un burro, perfetto, mi serviva tutto. Adesso rimango senza soldi, però vabbè. Niente, come l'ho detto, pensavo di riuscire a riempire la barca, ma non ci riesco, mannaggia.
Bene ragazzi, come sapete questi episodi durano pochissimo perché non ho molto da dire, le cose da fare sono sempre quelle. Sblocchi le cose, puoi giocarci un po' e poi devi aspettare purtroppo questo gioco. Quindi io vi saluto e noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game! Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornata e la coppia che scoppia sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.